In questo luogo troviamo alcuni importantissimi reperti storici, alcuni oggetti che appartengono all'area industriale, naturalmente, forse addirittura nel periodo preindustriale, anzi sicuramente nel periodo preindustriale, nel periodo assolutamente artigianale, quando l'occhiale era prodotto, come si usava a dire, un tempo nei sottoscala, fino ad arrivare naturalmente a tutta una serie di collezioni, di modelli alcuni storici antichissimi, alcuni più recenti fino agli anni 80-90 del secolo scorso, che quindi conosciamo, gran parte di noi conoscono anche personalmente, hanno avuto per le mani, intendo dire personalmente. E quindi insomma questo museo ci accompagna in un lungo, in un lungo percorso storico, naturalmente, che racconta la storia dell'occhialeria e la racconta, eh, come dire, associandola a questo preciso territorio. Come vedete qui dietro ci sono immagini di maestranze locali e potete immaginare ciò che questa piccola eh, e poi meno piccola industria locale può aver rappresentato per l'economia del territorio, per questa economia montana che all'epoca era sicuramente una economia poverissima. Bene, per raccontarci eh, alcuni aspetti di questa storia abbiamo deciso di incontrare un personaggio simbolo, in un certo qual modo il padre di questo museo, il Cavalier Tabacchi, che da una sua collezione privata, che ci racconterà a sua volta come ha acquisito nel corso del tempo, ha permesso la realizzazione di questo, di questo museo. Cavaliere, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Siamo al Museo dell'Occhiale di Pieve, in un posto meraviglioso dove, per chi fa questo mestiere, sicuramente si provano emozioni uniche. Io avrei un'infinità di domande da porle, ma purtroppo i tempi sono ristretti e non riusciamo ad andare fino in fondo. Parto da una primissima domanda che è una mia curiosità che mi porto dietro da sempre: eh, questa terra è la terra degli occhiali, è la terra che ha visto nascere, che, che ha ospitato lungamente e ospita tuttora gran parte dell'occhialeria italiana. Perché proprio qui e non altrove? Cosa è successo di magico? Beh, questa è una bellissima domanda. Innanzitutto, eh, buongiorno, benvenuto, ben arrivato, mi fa molto piacere di essere ospite, host di diciamo, casa sua. In casa mia <ride> e quindi eh, veniamo alla, alla risposta alla sua domanda. Ma bisogna forse andare un pochino indietro nel tempo. Perché Incadore questo museo? Premettiamo che il Cadore è stato la patria dell'occhiale, è la patria dell'occhiale, e è nato il tutto in Cadore. Quando e perché? 1700, Repubblica Veneta. Nel 96-796 crolla la Repubblica Veneta e da allora non si producono più lenti a Murano, mm -hmm. non si producono più lenti e occhiali nella Repubblica. Per un secolo non si produce più occhiali in, nella Repubblica, chiamiamola Italia per, capirci, per capire i confini. Non si producono più occhiali qui, quindi tutti gli ottici che esistono in, in Italia, diciamo, andavano a rifornirsi Francia e Inghilterra. Finché un giorno un ottico cadorino che ha negozio a Padova dice al suo fratello, ma scusa, tu che hai una piccola officina, non sei capace di produrmi questi piccoli pezzetti di... per fare gli occhiali? e lui dice provo <ride> e così nasce sono i fratelli Frescura ah, sì, famosi sì. fratelli Frescura 1878 <ride> e da allora è nata questa fabbrica questa chiamiamola usanza perché, perché dico usanza fare occhiali in cadore perché il fare occhiali in cadore era diventato talmente popolare talmente logico, talmente normale fare occhiali in Cadore, tanto che il fare occhiali era diventato non solo un modo di vita, ma un modo anche di vivere e di trasmettere questa, questa cultura, era diventata quindi una cultura, questa cultura alle generazioni future. Ecco il motivo perché in Cadore, primo. Secondo, negli anni 70 circa, negli anni 70, mi sono posto questa domanda e dico perché disperdere o voler disperdere un patrimonio di cultura come il nostro, punto di domanda, perché non avere un qualche cosa che ricordi soprattutto cosa hanno fatto i nostri vecchi, i nostri, le generazioni passate? Da allora ci siamo mossi, eravamo un gruppo di amici, un gruppo di imprenditori e, e si pensava che cosa fare per poter tramandare alle future generazioni un qualche cosa che i nostri vecchi avevano fatto. Ma qui torniamo fra un attimo, perché io adesso volevo farle una seconda domanda, prima di arrivare al museo. Ho capito che voleva arrivare al museo e va benissimo. Uh, ok, il territorio. Abbiamo capito finalmente per quale motivo l'occhialeria è nata qui. Quindi i Fratelli Frescura hanno avuto un ruolo fondamentale per questa terra. Ehm, poi c'è la vicenda personale, c'è la storia di famiglia, c'è un'azienda, c'è una storia. Vabbè, lo so, correrebbero alcune settimane per narrarla tutta, e noi questo tempo purtroppo non l'abbiamo. Però, in poche parole, che cosa ci può raccontare della sua famiglia, della sua storia personale e comunque, diciamo, dell'azienda che, 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 che tutti noi conosciamo? Beh, nella storia mia Poi arriviamo personale, al museo, so che ci tiene molto ecco, al museo, ma lo, ma lo tengo per ultimo. Nella storia mia personale vorrei fare un po' la storia della mia famiglia, certo, più che personale, perché il fondatore della società mia, la Safilo, è stato mio padre. Ma anche mio padre ha una storia eh, particolare. bella da raccontare. Siamo qua apposta. perché mio padre è americano, ah. nato in America da mio nonno, da Vittorio Tabacchi, che è emigrato a fine 800, Quando le grosse emigrazioni europee si trasferivano e dovevano emigrare per motivi di, 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 di sussistenza, vorrei certo. dire. Mio nonno era uno di quelli che è emigrato negli Stati Uniti e giovane, ventenne, diciannovenne, si è trasferito in America e lì ha cominciato la sua vita. Sua vita ha messo su famiglia, ha avuto sei figli, e, mm. però il homesick, come sì, si dice sì, in America, sì, sì. era così forte che nell'undici ha deciso di rientrare. Rientrano con tutta la famiglia, però agli albori della prima guerra mondiale. Quindi c'è la prima guerra mondiale, e quindi dal Cadore loro vengono trasferiti, vengono sfollati in Toscana. Mio padre cominciava a essere un ragazzino ormai e così. Cosa, cosa si fa di questa famiglia, perché sfollati uh -huh. in Toscana, tra l'altro vicino a Firenze, e da lì sono nate le prime idee. Mio padre va in, in Germania e poi in Polonia, mio zio va e si divide e si scopre questa famiglia. Mio padre finisce a fare gelati in Polonia, quindi a fare gelati in Polonia, e, tornando d'inverno, perché una volta le gelaterie chiudevano fine ottobre, metà novembre si chiudeva, certo. rientravano e qui le cose andavano male. Gli amici dicevano, tu che sei, Guglielmo, che sei bravo, imprenditore, perché non compri le fabbriche? Mio padre ha detto, ma io faccio gelati, non faccio... <ride> sì. Insomma un anno, due anni, al secondo anno mio padre ha detto, perché no? Ma perché? Perché c'erano nuovamente gli albori della seconda guerra mondiale. Quindi nel 1934, per far breve la storia, mm -hmm. perché sarebbe anche bello recambolesco il, il rientro di tutto questo, perché non è facile rientrare dalla Polonia quegli anni che c'era la Russia che stava mettendo le mani, la Germania le aveva già messe, la Russia che voleva, quindi era una situazione politica e po economica sì. molto complicata. Insomma, riescono lui e le sue due sorelle, perché erano due sorelle con lui in Polonia, rientrano in Italia e mio padre compra dal fallimento di Carniel, allora mm. la società si chiamava sì. Carniel, la Carniel fallisce e mio padre la rileva col nome Safilo, cioè società allora anonima, diventata poi azionaria negli anni, società anonima, fabbrica italiana, lavorazione occhiali. E lì, 34, marzo del 34, inizia la storia della, della mia famiglia, certo. di mio padre, la mia famiglia. Imprenditore delle occhiani. Entro in azienda nel 61, dopo militare. Entro in azienda e lì comincia anche la mia, la mia storia, quindi tutte le varie. Licissitudine che, che conosciamo dagli anni, queste le conosciamo. Perché? E dopo arriviamo, se vuole, alla seconda domanda. <ride> allora, siamo pronti? Beh, diciamo che è una domanda retorica, nel senso che la risposta già la conosciamo, però ha senso anche qui eh, avere qualche informazione in più. A un certo punto, diceva prima, avete sentito la necessità. Voi uomini del territorio, di trasformare un'esperienza. Secolare, si può dire no? a questo punto, eh, in un qualche cosa che potesse, come dire, mettere le radici eh, in pianta stabile, radici nella memoria, intendo dire, radici nel, nel ricordo di ciò che è stato e di ciò che è eh, questo tipo di attività in questo specifico territorio, quindi il museo in buona sostanza. Ci racconti anche la nascita del museo. Ecco, accennavo prima a questo fare occhiali, cacciare in cadore negli anni e il fare occhiali era diventata poi una cultura, come dicevo. Quindi ci siamo posti questa domanda: eh, perché non fare qualche cosa per trasmettere questa cultura alle generazioni future? E io ero. E sono sempre stato in tutta la vita un collezionista. Mm -hmm. Nella mia vita ho collezionato tutto ciò che riguarda l'occhio umano, mm. proprio per passione mia. E di fatti ho una collezione, non so se lei ha avuto occasione di vedere la mia collezione personale che ho la, suo, padre, suo padre la conosce molto sì. bene perché Quale? ci incontravamo in Galleria, galleria Gugliano Tabacchi. Sì, e, in Safido, sì, ecco, sì, 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 quella l'ho vista, eh. certo, 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 certo. Quindi tutta la mia collezione era lì e quindi da collezionista tenevo i rapporti quando andavo in giro per il mondo per il lavoro, andavo a visitare ovviamente tutte le eh, possibili collezioni che ci fosse in giro per il mondo, uh -huh. quindi ero, non dico amico, ma buon conoscente dei collezionisti di tutto il mondo. Un giorno sono in azienda e mi giunge una telefonata da un ottico di Bruxelles. Allora, al primo momento, dico: un ottico di Bruxelles, passatelo all'ufficio commerciale, ma poi, quando <ride> certo. mi dicono il nome, mi dicono: no, c'è il signor Bodard che vuole parlare con lei. Mm. Allora, Bodard, Bodard è un ottico francese, eh, belga, belga, di Bruxelles. E lui era un grosso collezionista, aveva una bellissima collezione. E quando accendo colazione, non dico collezione di occhiali, perché collezioni di occhiali ce ne sono tante ancora oggi nel mondo, ma collezioni di tutto ciò che riguarda l'occhio umano ce ne sono pochissime. E quella di Georges Bodara era una di queste collezioni. Infatti lui ha raccolto la cartolina di occhiali, il quadretto di occhiali, i, i cucchiaini da caffè con gli occhialini. Ha raccolto di tutto, le statue, statue di Santa Lucia, uh -huh. di, era proprio una collezione importante. Vabbè, mi telefona e mi dice, quasi piangendo, fa Vittorio fa, ti interessa la mia collezione? Poi là. E io sono rimasto <ride> scioccato, di gassoso, sì. ma perché? Cosa, succede? Cosa è successo? E lui, ripeto, molto commosso, mi dice, guarda, mio figlio vuole mettere su il, le lenti a contatto, il laboratorio per le lenti a contatto, sì. stavano nascendo le sì, lenti sì, sì, a contatto, quindi voleva il laboratorio, ha detto al papà, sbaracca tutto, perché voglio mettere su un laboratorio di letti a mm. contatto e quindi lui dice cosa faccio e tutta questa roba quindi se ti interessa allora eh, io, non si trattava di comprare <ride> un paio di occhiali cioè, era cifre molto importanti molto importanti quindi eh, l'unica possibilità che io avevo era parlare con banche mm -hmm. con eh, regione Veneto con eh, Camere di Commercio e quindi ho cominciato a fare il giro di questi enti. E devo dire che onestamente tutti hanno molto piacevolmente accettato queste mie richieste. Uh -huh. E sia la Regione Veneto, con grossissimo investimento, sia la Cassa di risparmio Verona-Vicenza-Belluno da una parte. Poi, Ovviamente associazioni industriali, associazioni commercianti, insomma tutta questa nuova Ho raccolto la cifra, sono partito per Bruxelles e ho detto: Giorge, eccomi qua. Caricato. Mi ricordo che eravamo sotto Natale e durante le vacanze di Natale, invece di andare a sciare, che c'era una bellissima neve in quell'anno, ero in aereo che andavo avanti e indietro a Bruxelles per comprare mm. la collezione. È stato il fondamento della collezione che voi vedete. Quindi, così come il Cadore nasce dalla Serenissima, così come la Saffilo nasce dai gelati, mi faccio fare questa battuta, <ride> che è assolutamente una scoperta. E il museo dell'occhiale di Pieve in un certo qual modo nasce dal Belgio, da Bruxelles. Quindi, da una collezione privata, poi immagino che ci sia stato sì. un lungo e importante lavoro. Sì, di... da allora, che erano gli anni 70, fine anni 70, da allora, sulla base della collezione di Bordard, poi io ho continuato a comperare. Sì, 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 ma si, eh, vede, si vede, si ho comperato, a mettere insieme. Certo, da allora, certo. è veramente è stato un lavoro. Parte della mia collezione privata, molte di quelle l'ho portata qui ho fatto vedere prima uh, il mio campionario, diciamo, sì, la storia sì, del mio campionario, sì, sì. quindi quella è una delle cose, ma molte cose che ci sono qui sono eh, mie che io ho messo a disposizione per la creazione di, questa, di questo certo. museo. Diciamo. Sì, sì. No, ma ho visto anch'io prima, girando, ci sono alcune cose... Eh, Adesso detta così suona male perché sembro da museo pure io, però insomma ci sono alcune cose che, che, che ricordo. Nel senso che ricordo, eh, io sono figlio d'arte, per cui nato negli anni 60, ma praticamente fin da bambino ho vissuto la bottega eh, in mezzo agli occhiali. Per cui quando si parla non so, di un occhiale Bartoli in laminato oro, mm. eh, so che cosa si dice, so di che cosa si parla, e, 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 e ricordo anche, come dire. Il valore che all'epoca si dava a prodotti di quel tipo, c'è quello, c'è tanto altro ovviamente. Sì. E quindi sì, sì, è evidente che c'è un percorso poi di continua eh, come dire, costruzione di quello che è diventato poi ad oggi il Museo dell'Occhiale. Allora, lei prima mi ha detto una cosa, mentre eravamo usciti per prenderci un caffè, che mi è piaciuta molto: nel senso che ha detto tutti gli studenti di un qualsiasi corso di ottica e io aggiungo anche gli studenti di un corso di laurea in ottica e optometria perché non vedo certo. in questo senso una differenza sostanziale in questo senso intendo dire la necessità di avere una cultura a 360° gradi, eh, bisognerebbe rendere obbligatorio una visita a questo museo mi, mi ripeta questo concetto perché è molto bello e, 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 e per quale motivo eventualmente è importante conoscere ciò che questo museo ospita si vede eh, io ho sempre pensato a, a tutto ciò che è di pubblico nel nostro, nel nostro mestiere, perché sono sempre stato convinto che l'unione fa la forza, cioè dobbiamo essere uniti per competere, per essere. Diciamo che io sono partito dal principio che l'occhiale o l'industria dell'occhiale italiana ha insegnato ha, o ha portato o ha fatto da ambasciatore in, nel mondo dell'industria dell'occhiale cadorino. Quindi da questo motivo e dalla parola precisa che le dissi prima e cioè, cultura, da questo possiamo definire che questa è una cultura il fare occhiali. Certo. Allora, siccome oggi tuttora l'industria italiana è eh, l'industria più nota, più conosciuta, più rispettata nel mondo, rispettata per il suo design, rispettata per la sua cultura, per questa storia che c'è dietro a questo piccolo, semplice prodotto che si chiama Occhiali, però è un prodotto molto difficile da costruire. Perché io dico sempre, quando uno fa il, eh, una macchina, una vettura, un'azienda che produce automotive è un'azienda meccanica. Il nostro piccolo occhiale invece è nel suo, nella sua parte produttiva, deve avere una preparazione e una cultura meccanica, perché certo. facciamo occhiali metallo, elettronica, perché oggi una volta gli occhiali si facevano in mano ma oggi si fanno elettronicamente, mm -hmm. quindi deve avere l'elettronica. Deve conoscere la chimica per i trattamenti chimici certo. che noi facciamo sulla... Eh? devono essere di moda, perché oggi l'occhiale non è più una protesi, una semplice protesi per migliorare la vista, ma è oggi design certo. e quindi per competere nella moda è il design. Perciò bisogna avere una preparazione molto ampia e che non è molto facile. Di fatti non ci sono stati grandissimi successi nel mondo di occhialerie. Certo. Guardiamo anche i nostri competitor giapponesi, per esempio, non parlo dei cinesi perché lì è tutto un altro concetto, la massa è diversa dal nostro concetto di fare occhiali, ma il nostro vero concorrente parlando di qualità di occhiali che è il Giappone non c'è mai stata, non c'è, non ha avuto un grande sviluppo industriale avuto e rimane tuttora e tutt'oggi uno sviluppo ma molto... Eh, sì, è più di nicchia, magari più di altissime nicchia. tecnologie applicate. Adesso sì, penso al titanio, no? Fa degli occhiali meravigliosi, d'oro, di, 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 di laminato sì, oro, tuttora, sì, sì. di titanio adesso, di materiali, cioè è una concorrenza. Quindi oggi per fare occhiali, ripeto, c'è una cultura. Quindi ho detto per essere preparati a vendere un prodotto così piccolo, che poi, dimenticavo prima una cosa molto importante, medicale, il nostro è un prodotto medicale certo. e quindi bisogna anche essere preparati e avere una certa preparazione anche su quel ramo. Non sarà un grande sviluppo di medicina, però dobbiamo essere preparati anche. In quel mondo, per, perché l'occhio umano è una parte molto sensibile del corpo umano. Assolutamente. Quindi ho detto: tutti coloro che sono nel nostro mondo, e soprattutto le scuole e le scolaresche, dovrebbero essere obbligati a venire a visitare il museo. Perché qui dentro c'è tutto ciò che riguarda l'occhio umano. Eh, se avrete visto girando il museo ci sono le protesi dell'occhio umano so se avete visto perché durante la guerra con l'esplosione de, delle bombe uh -huh. delle, eh, e molti soldati e non soprattutto nel dopoguerra bambini che trovavano le, le, le pallottole trovavano sì, sì cose inesplose. I francesi cioè si mettevano e la prima cosa che perdevano era l'occhio, o certo. il dito qualcosa, o l'occhio. Quindi eh, ci sono anche le protesi che, che è difficile oggi concepire, quindi è giusto, sarebbe giusto che tutti gli studenti di ottica, di optometria, di oculistica venissero, fossero obbligati a venire a visitare il museo. Per capire questo mondo, per capire questa cultura, per capire questa, questa particolare eh, industria che è concentrata eh, in Cadore. Certo. Quindi, proprio per andare in questa direzione, per quanto possibile, noi torneremo per fare una visita eh, guidata. Attraverso i corridoi, attraverso le teche, attraverso i luoghi di questo museo e porteremo eh, durante questa giornata, la giornata eh, del 28 febbraio di Opt Tales. Il museo nelle case di tutti i colleghi che, volanno, che vorranno essere presenti e quindi avere un assaggio, se non addirittura una visita completa, ma comunque un assaggio di quello che è il museo. E chissà, magari potrebbe scattare la voglia a qualcuno di prendere la macchina. Di venire qui in Veneto e fare un giro al museo. Ma sarebbe bello che museo. durante questa vostra, eh, mi sembra che sia l'assemblea annuale. Sì, vostra. facciamo anche questo noi a giugno. Ma, ecco, l'assemblea, <ride> o durante i vostri convegni, di vostri, ma in generale sì. di tutti. Venire a fare i convegni qua in museo, perché fare Pensiamo un convegno, prendere una sala a Milano piuttosto che a Bologna, piuttosto che a Roma in affitto, invece di prendere a Roma, venire nel mondo dell'occhiale per capire questo mondo, essere edotti di questo piccolo oggetto molto importante per la nostra vita. Perché c'è anche un'altra cosa che è da dire. Pensate come sarebbe stato il mondo se non ci fossero gli occhiali, come sarebbe il mondo? Ah, boh, Basta sì. ricordare, pensare allora nel 1200, diciamo perché è il periodo in cui è nato l'occhiale in Italia o a Venezia, più che in Italia. C'è cioè, chi dice in Toscana? La... Ma adesso non stiamo qui a litigare no, su no, no, dove? Ecco, proprio volevo arrivare. <ride> volevo arrivare proprio lì. Perché? Io dico, può darsi che gli occhiali li abbiano inventati i turchi, i cinesi, non mi interessa, i toscani, può darsi. Io dico dimostratemelo. Io ve lo dimostro. A Treviso. La Repubblica di Venezia, allora che aveva i cosiddetti, cioè tutte le, eh, le associazioni commercianti veneziane erano dentro le varie corporazioni certo. e nella corporazione dei cristalleri sì. si parlava degli sì. occhiali sì, 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 e sì, questa sì. è datata 1281 questa, questa è una prova storica questa è una prova storica. chi mi dimostra che nel 1100 ha inventato l'occhiale si parlava di occhiali benissimo sì, ma sì. finché non me lo dimostrate è nato a Venezia l'occhiale comunque in Italia Bene, grazie, grazie davvero. È stato un piacere. A lei torneremo, magari anche con le nostre assemblee, con i nostri congressi. In altri momenti, intendo dire, lo faremo con grande piacere. Io prendo come dire, la palla al balzo perché sono anche appassionato. Amante della montagna, e quindi quando si viene da queste parti prendo insieme gli occhiali e una bella passeggiata nei boschi. O andiamo a sciare. O andiamo così. a sciare. O andiamo a sciare, ancora più, <ride> ancora più piacevole. Grazie ancora, grazie davvero. Grazie a lei e benvenuti.